Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua, come ogni tanto accade, a mostrare le vostre collezioni di orologi, ossia quell'insieme di oggetti metallici che segnano il tempo. Metallici in tutti i sensi, nel senso che dentro ci deve essere tanti ingranaggini, tante levette, tante molle che tutte insieme, non si sa perché, riescono a dirti che ore sono con uno scarto minimo rispetto all'ora reale, no, assoluta. Ecco, se c'è la batteria dentro già non ci sono più tutte queste levettine, tutte queste molle, sono buoni tutti, no, con un circuitino a dirti l'ora. Anche il mio microonde mi dice l'ora, pensa un po', è un orologio interessante, il microonde no. Quindi ci deve essere tutti ingranaggi, molle e levette. Questo è per me il principio fondamentale. Quindi diamo un'occhiatina ai vostri orologi, poi ci sono anche quelli a batteria che purtroppo voi vi ostinate ad acquistare, ma ce li ho anch'io, non è che no, ce li ho anch'io. E come fare lo sapete, basta mandare un video, no? Caricarlo su WeTransfer.com e poi inviarmi il link e io lo scarico e poi ce lo guardiamo qua tutti assieme e lo commentiamo tutti assieme. Ora, prima di guardarli, nel modo come si conviene, vi mostro l'orologio del giorno che è il mio ultimo arrivato in collezione. Anzi, tengo anche la manina così in modo che il polso non tocchi il tavolo. Guardate come sono preciso. Ossia, Cartier Santos, ultimo arrivato in casa con diciamo 37,5 mm di larghezza cassa, a dispetto dei 39,8 che dice Cartier sul sito, e 37,5 calibro di architettura proprietaria, quadrante blu, numeri romani che sono veramente, no, rabbrividenti, però ci sono, sul Santos ci devono esserci questi. Poi si vedono anche poco. Poi voglio dire, sugli orologi di forma, quadrati, rettangolari, ci sta anche, no? Su quelli tondi è che fa un po' orologio da campanile, come ha detto un follower, mi ha rimembrato questa. L'orologio tondo con i numeri romani fa orologio da campanile. È vero, non è sbagliata come idea. Dai, bando alle ciance, adesso diamo un'occhiatella ai video. Dito infuocato, barra spaziatrice pronta a subire i colpi del destino e che il destino abbia inizio proprio in questo momento. Anzi, come diceva Giochi senza frontiere. 1, 2, 3. Ciao Davide, sono Ciao Andrea da Andrea, Bienne in Svizzera, ex da Bienne, in Svizzera. esperto in orologi attivo dal 90 al 2010. Ah. Possedevo una collezione di 35 orologi, ma dopo una grave disgrazia dovetti vendere tutto. Vabbè. Ricominciai nel 2018 con 18. questo Ball, Bello, bello. marchio che tu conosci e Sì. già parlato e raccontato la storia delle ferrovie americane. Questo Si tratta di Ball, quel marchio americano che ci fu un grave, a fine del secolo, del XIX secolo, del 1800, ci fu un grave incidente nelle ferrovie americane perché gli orologi non erano sincronizzati a quel tempo. Uno ritardava, uno si è fermato, boom, incidente perché devono far passare i treni prima uno, poi l'altro. Aspettiamo 5 minuti, sì, ma se l'orologio è sballato, i 5 minuti li fa incocciare. Disgrazia. E Ball fu incaricata di occuparsi della cronometria degli orologi da tasca a quel tempo, c'erano, in modo che fossero precisi entro certi range. Insomma, una sorta di cosc primordiale affidata a Ball. Pensate un po'. Ora, questo qua è anche un bell'orologio, però c'ha quel 9 lì da solo. Sul quadrante che veramente sembra quella particella di sodio nell'acqua, no? È lì da sola, una sola, no? Un neurone da solo lì, il 9. Guardate, fateci caso, il 9. qui è un modello speciale della Duke Unlimited, Unlimited. società di caccia americana, e mi è piaciuto perché è differente visto che monta un quadrante a sandwich. Normalmente i neon sono applicati in Ah. superficie, invece qui è molto più discreto, però di notte abbaglia. Simpatico. Simpatico, sì. Proseguiamo con Vai. questo Seiko. Eh sì, mi avete ubriacato voi Top. youtuber italiani, francesi, tedeschi, visto che parlo tutte e tre le lingue. Con sti Seiko qui, Seiko su, Seiko giù, Seiko a destra. Vabbè che io ho sempre seguito a Basilea, Credor e Gran Seiko, ma sti Seikini non li guardavo. Bravo. Adesso devo dire la verità, vi capisco.
veramente eccezionale, non riesco a toglierlo dal polso. Ora, questo modello qua è quello che mi piace anche a me, quello che vorrei, no? Come il mulino bianco, l'orologio che vorrei, questo qua, il Seiko che vorrei, diciamo così. È questo qua, non con il quadrante bianco, anche se tutto sommato mi sembra decente anche col quadrante bianco. Ho recensito quello con il quadrante azzurro, tutto goffrato, a righe, bello, però io vorrei quello, o quello nero o quello grigio, ce ne sono di diversi tipi, quello con gli accenti gilt, sono belli, belli, belli questi orologi qua. Vai. Proseguiamo Bello con Rado, Rado che questo. completamente in ceramica high-tech, Pensate, guardate che bello. cassa e bracciale, lucido e satinato, molto difficile da fare. A me la ceramica bianca e nera non piaceva, ma da quando che hanno fatto questo modello che sembra d'acciaio al polso, Sì. è fantastico. Molto confortevole, monta un bel 28-92 molto ben rifinito e soprattutto l'ho comprato perché avevo delle allergie Ah, all'acciaio in estate. mamma mia. Bravo, Veramente mi sono innamorato di questo ho pezzo. fatto bene. Difficoltà anche questo a toglierlo dal E polso. vabbè. Proseguiamo con Nomos. Nomos, un top anche a Nomos, Qui ci quello. sarebbe tanto da raccontare. Sì. Ha le anse un po' troppo lunghe per chi ha Vero. il polso fino da 16-16 e mezzo come il mio. Ci ho aggiunto questo bracciale Made in Germany che mi è costato 250 euro per trovarlo. Mamma mia, come è Bello spesso. come quello del Breitling Super Ah, Ocean, spesso. veramente massiccio, fatto benissimo. Ora qua però non è che ci sta tanto bene. Non è che sta, non è che non ci sta bene. Ci sta bene. Però siccome c'ha le anse così lunghe, un po' come il mio skin diver della Longines, c'ha le anse lunghe, no? E lui viene fuori col bracciale a maglia milanese. E ci rimane tanta distanza tra i finali dritti del bracciale e la cassa. Veramente tanta, come in questo caso. Io infatti lo utilizzo o con un cinturino in cuoio d'inverno, ma così proprio in passant, mentre d'estate gli metto il nato arancione che gli passa sotto, me lo riempie bene, me lo fa venire bello ciccioso e per il mare è la morte sua. Nomos top, Nomos top, fa orologi con calibri di architettura proprietaria, fa anche belli orologi. Non sono tanto nei miei gusti, cioè non riuscirei a spendere, a comprarli. È questione di stile. Io innanzitutto prenderei solamente il modello quello col bracciale, che ora l'hanno finalmente fatto dopo tanti cinturinati, uno col bracciale in acciaio, coi finali adesi, cioè, però non mi piace abbastanza lo stile, abbastanza particolare. È giusto che sia così perché lì si riconosce ormai in Nomos. Lo vedi quadrante e dici questo è un Nomos, anche se lo stile è un po' abbastanza comune, questo qua quasi Bauhaus ma coi numeri, mettiamola così. Ma però sono sicuramente orologi validi, non mi toccano le corde, non mi dicono niente, sono muti. Qui l'importante è il calibro. Il primo calibro della Nomos di manufattura lo era solo all'80%, L'alfa. perché la spirale e il bilanciere erano svizzeri. Poi hanno creato il swing system e per finire il calibro pneumatic, che però ha la platina che ricopre tre quarti il movimento È e non si glassut. vedono più i rotismi. Vabbè. Dunque, io avrei voluto il primo calibro con i vantaggi del pneumatic e l'ho trovato a Barcellona. Il Duve 5101 è il calibro intermediario. Intermediario. Sarà intermedio. Intermediario è una persona che fa da intermediario. Intermedio è una cosa che è tra una e l'altra, diciamo così. Sì, te ti sei lamentato della platina a tre quarti, ma essendo Nomos di glassut, vorrebbe giustamente mantenere la tradizione della famosa platina a tre quarti che va a coprire parte del motore, del calibro. È un po' una caratteristica comune con glassut originale, o Lange & Söhne, no? Quelle case lì di pregio che fanno quei calibri con la platina a tre quarti. Te, giustamente, ognuno ha i suoi gusti, hai preferito prendere questo intermediario, che intermediario non è. Comunque. Ma c'è la massa scheletrata come il pneumatic. Stagno a 200 metri, malgrado la corona non ha vite. Ah, E ci tanto, sono andato in acqua, funziona eh. Meno male. benissimo. Bravo.
Meglio Roger, ciao. Proseguiamo con un omeghino. Omega Toppalo! Seamaster 300 per il 50° Ci anniversario. piace. Comprato l'anno scorso, mandato all'Omega per rimettere a nuovo. Bracciale nuovo di pacca, lunetta nuova, ruotismi nuovi, ripulito e garantito fino al 2025. 2000 Buono. euro di restauro, però adesso bellissimo. Costa, Continuiamo con il vai. famoso Speedmaster Moon. Ci piace, è mio. Ascoltate Davide, prendete quello con il calibro 863 o coaxial, ma a vista, perché quello col 386. fondello chiuso, per chi non lo sa, il calibro non è rifinito e c'ha una leva in plastica bianca bruttissima dentro. Ora, io non so a quale ti riferisci, ma il coassiale, il nuovo 3861, credo sia uguale sia nel fondello chiuso che in quello aperto. Te mi dici il 1861 o il 1863 che sono rifiniti diversamente, però non si è capito bene nella tua spiegazione cosa intendevi, eh? Continuiamo con Tudor Pelagos LHD, Bello, questo tieni. left hand drive, per i mancini, sì, perché 42 è un po' grandino e la corona mi disturbava sul polso, Poverino. e dunque ho scelto questo che è più raro, e poi mi piaceva Raro. l'iscrizione rossa, il datario, che passa dal rosso per i numeri pari e al nero per i numeri dispari, molto simpatico. Simpatico. Numerato fino a 10.000, dopo non più, è il 7.952. E non è vero che è leggero, che gli orologi di titanio sono leggeri. Questo pesa, pesa altro che, pesa Ma quanto il Seiko. pensa un po' se fosse in acciaio, È un eh? bell'orologio. Il Continuiamo con Pascià. un'altra chicca. Ti do il top. Pascià di Cartier. Ti do il top, ma non è un orologio che. Oh, e poi ragazzi, è inutile. Vabbè, non mi piace, va bene? Lo dico ora. Poi fra 5 anni, l'orologio migliore del mondo. Lo sapete che si cambia, no? Si cambia idea, si cambia opinione, cambiano i gusti. Però al momento non mi piace, no? Non mi piace nemmeno lì il coperchietto della teiera. Messo lì sulla corona. Questo è il modello. Il primo modello dell'85 con il calibro Girard Perregaux 3000 dentro di manifattura, poi hanno montato IETA e non si sono venduti più. Vabbè. Hanno ripreso la produzione un paio d'anni fa con il loro proprio calibro, e adesso un orologio da 7000 euro che appartiene a mia moglie perché me l'ha rubato. Vuole un Poi cosa manca in una collezione di un esperto? gonfia. Beh, mancava il Rolexino, no? Certo. E questo qui è stato il passaggio dal 36 al 40, la prima serie che è durata 2 anni e ora è fuori produzione, e a me piaceva l'Explorer, ma Ah, questo qua è il 116-300, eh? Ecco. Il Datejust 41 è venuto dopo il Datejust 2. Questo qua si chiama Datejust 2, poi è venuto il Datejust 41. È durato 2 anni perché? Perché fa pietà, nel senso che questo qua è veramente 41 mm. Il Datejust 41 è 39,5, quello che ho io. Questo qua è 41. L'hanno fatto per 2 anni e poi si sono resi conti che è veramente grande. C'ha la lunetta più spessa del 41, c'ha gli indici più spessi del 41. È veramente sproporzionato, eh. Mi dispiace per te, ma questo è quello che penso io, che pensa anche la maggior parte degli appassionati, eh. Il Datejust 2 è stato un pochino un fallimento. questo qui, l'Explorer non aveva la data, invece questo qui ce l'ha e a me la Certo. data è indispensabile. Datejust. Non c'è nient'altro da dire. No, stiamo zitti. Continuiamo Vai. con un vintaggino. Eh Cosa? sì, mancava un vintaggino. Dunque, qui Minchia. Topino. abbiamo un omeghino del 49. Ma, 49. Quadrante originale Safari, non si vede bene, Bello, eh. ma è perfettamente equilibrato. È Equilibrato. stato tornato da Anche revisione, lui. completamente rimesso a nuovo, cinturino fatto a mano in Svizzera di altissima qualità.
forza. calibro 266 type 30, Trente, trente. che è, a secondo dell'esperto dell'Omega qui a Bienne, è il calibro meglio Ah, rifinito, collo di cigno, non lo sapevo. rubini da 15 a 17, precisione, è un modello ricercato. Cassa, fondello a vite. Per finire con la bomba atomica, Cos'è, cos'è? Jaeger LeCoultre. Oh, Ecco a voi, ragazzi, il Jaeger LeCoultre Ultradin dell'85. Già all'epoca mamma c'era mia. una lotta sfrenata tra Jaeger, Piaget, Vacheron, Audemars, a chi faceva l'orologio più fino. Ma tutti quei orologi, anche se rifiniti dalla Vacheron, rifiniti dall'Audemars, montavano il calibro 900 automatico con data della Jaeger. Eh certo. Dunque, questa è la referenza, questa è la storia. Io posso capire, Davide, che tu non vuoi buttare soldi sul vintage, ma qui abbiamo uno dei primi col vetro zaffiro e oggi si stanno battendo ancora Piaget e Bulgari con l'otto finissimo, con Certo. i 7-8 mm, ma qui stiamo a 4,9. Il cinturino è quasi più spesso dell'orologio. Come si fa? Cioè, non so se vi rendete conto, questa è proprio una perla. Una perla. Ecco qua, Davide, ti volevo dire ancora che tu sei un esperto in italiano. Io parlo italiano, francese, tedesco, e quando sento però dire certe parole in francese mi sanguinano le orecchie, come cadran type soleil. Non si dice soleil o soleil o solel, si dice cadran type soleil, soleil, come il bracciale del tuo Breitling. Non è roleux, è rouleau, rouleau. Ecco, spero che non te la prendi a Ma male. no. E io ti ringrazio se fai passare il Ma lo video facciamo passare, sì. e Tanti ti mando tanti saluti. Ciao saluti. Davide. Ciao, ciao. Love, love. Io non me la prendo male, però sei un pagliaccione, sei semplicemente un pagliaccione, perché non puoi pretendere che chi non è di madrelingua, te sei di madrelingua francese, se abiti in Svizzera, è logico che conosci le pronunce, no? Non puoi pretendere che tutti parlino, pronuncino i termini con l'accento della madrelingua, cioè è assurdo, no? L'importante, come dico io, è che uno capisca il concetto di quello che sta dicendo. Ti faccio uno stupido esempio. Se sull'orologio c'è scritto diver e uno mi pronuncia diver all'italiana, maccheronico, e io gli do lo scappellotto, gli dico si dice diver, poi se me lo pronuncia all'anglosassone, all'americana, alla Galles del Nord, non me ne frega niente. L'importante è che dica diver, no? Non è che deve essere l'accento perfetto come pretendi ti lamenti. Tra l'altro, per questo credo che sei pagliaccione, nel primo orologio hai detto Unlimited. Della Duke Unlimited, Unlimited. società di caccia americana. Cioè, quando si dice per una società Unlimited, ok? Quindi anche te, nel tuo essere piccolo pignolazzo, hai detto una castroneria. Detto questo, no, che non c'entrava niente, l'importante è cercare di dire il termine, avendo compreso il concetto, il bracciale rouleau, è come ti pare a te, basta che non dici Rolex, è questo che intendo io. Oh, fino a qua ci siamo. Comunque, complimenti per gli orologi. Mi fa piacere che hai talmente tanta umiltà che ti autodefinisci esperto, perché nessuno, secondo me, o in pochissimi dovrebbero definirsi esperti, perché veramente poi dopo vieni messo alla prova e vieni cazziato. Succede sempre, perché c'è sempre qualcuno che sa più di te e poi fai la figura del caprotto, hai capito? Comunque belli orologi, anzi, veramente eccezionali. Complimenti. Mandami un altro video con le tue pronunce come si deve, che ci fai godere, ci fai quelle pronunce lì. Andiamo in estasi. Prossimo video, vai.
Ciao Davide, Ciao. sono Alessandro da Firenze. Ecco Renato. Ormai ti seguo da qualche tempo e apprezzo Tempo. molto il tuo modo di raccontarci l'orologeria, Grande. scanzonato, leggero, Vai. ma al tempo stesso anche ricco di spunti e osservazioni interessanti, Allora, quindi ti vieni. ringrazio. Vabbè. E oggi ti mando questo video però perché volevo fare qualcosa di diverso dal normale. Infatti mi piacerebbe per una volta ribaltare i ruoli. E vorrei sfruttare questo spazio per fare un gioco con te e con tutti gli amici del canale. Cioè, mi piacerebbe commentare la tua collezione. E anticipo di già che non ci saranno Ma Chauffeur io, Alert scusa, io e... sto facendo tutto il. Cioè non vedo sempre contatori del tempo e sento una voce. Pensavo ci fosse qualcosa di sbagliato nel computer. Ma che minchia di video hai fatto? Non c'è niente. Io ridò il via, boh. Quindi mi limiterò a fare una classifica puramente personale e soggettiva, Soggettiva. lo premetto, e quindi spero che tu non te la prenda per i commenti personali e Vabbè. soprattutto chiedo al resto del gruppo di non linciarmi nei commenti perché quelli che darò saranno giudizi puramente Va personali. bene. Ho escluso dal gioco i tuoi pezzi della collezione vintage Longines, mi limito a valutare gli orologi, diciamo, moderni. Io, ricavandoli un po' dai tuoi video degli orologi del Ah, giorno, sono i sono arrivato a miei. contarne 21. Forse mi sbaglio, nel caso mi scuso già da ora, ma facciamo finta che siano 21. Ah. Pronti? Vai, si parte. Quindi al 21° posto. Cioè, sto qua ha preso tutte le mie immagini dell'orologio del giorno, le ha messe insieme e si è fatto la classifica. Qua stiamo rasentando la pazzia, eh. Cioè, io finora vedevo quel contatore del tempo e pensavo di essere in trip allucinogeno o che il computer fosse rotto, invece ha fatto tutto lui. Vabbè, guardiamo cosa dice. Cioè, praticamente mi sta facendo una reaction ai miei orologi, eh? Vabbè. Ho messo il Villervetta Dynawind. Personalmente lo trovo un orologio piuttosto anonimo, senza arte né parte. Trovo anche che stoni un po' Oh, all'interno della sua collezione, pensa gli per manca te. quello che io definisco il fattore Cecchini. Quindi prendi, quest'ultima posizione. 20° posto È invece, bellissimo. il buon Calamai, spero che non me ne voglia, ma metto il tuo orologio Calamai. Poverino, dopo che è entrato in collezione il Longines Legend Diver, ha dovuto cedere il passo, a mio avviso. Sì, ma allora non capisci una minchia te. Cioè, il Legend Diver è un diver da 300 metri. Questo qua è un orologio da aviazione. Non c'entrano niente uno con l'altro. Questo qua non vuole essere un orologio impermeabile. Questo qua vuole essere un orologio con la bag interna per misurare i tempi di volo. Tra l'altro, poi volendo essere precisi, questo qua viene dichiarato 50 metri, ma è testato a 80, mi sembra, 80 metri, 8 atmosfere. Quindi, volendo, si può portare anche al mare. Però sono due stili completamente differenti. Non è che perché c'ha due corone e i numerini e allora sono la stessa roba. No, poi devi contare anche quello che c'è dietro. Cioè, Longines c'ha dietro tutta la storia della sua tradizione, tutto l'ambaradan che c'è adesso. Calamai c'ha tutta un'altra cosa altrettanto interessante. Capito? Non è che uno esclude l'altro, sono due cose che si può avere in collezione. Un super compressor più giovane come linea, come carattere, ma soprattutto come blasone. 19° posto, Very Watch Octopus, senza particolari motivazioni, sicuramente un orologio ben fatto, ma in collezione c'è decisamente di Sì. meglio. 18° posto per l'Edox Hydrosub, che trovo leggermente un po' troppo grande, cioè la cassa un po' troppo grande anche per il tuo polso importante, e poi i colori che sono Bellissimi. un po' troppo giocattolosi, Ma come diresti tu, pensa per te. quindi si posiziona abbastanza in Ma come ti basso nella mia permetti? classifica personale. 18° posto, ahimè, anche per il Seiko SKX, che è sicuramente un grandissimo Beh. orologio iconico, che ha un'importanza storica, Certo. ma purtroppo non merita assolutamente una posizione più alta in Via. questa classifica. Poverino. 16esima Sedicesimo? posizione per il Longines Legend Diver. Boh. Come avrai capito, non sono un amante del genere super compressor e Questo qua non è super compresso, sempre le solite cazzate che quando uno vede un orologio diver con due corone,
super compressor. Non è vero, cioè, non c'entra niente. Questo qua è un orologio moderno con il fondello a vite che non utilizza la tecnologia compressor o super compressor. Veniva utilizzata un tempo come tecnologia per aumentare l'impermeabilità durante un'immersione. Aumentava la pressione sul fondello e sul vetro ed aumentava la resistenza alla pressione andando in profondità. È un sistema obsoleto perché è stato sostituito dai vetri, dagli componenti degli orologi più moderni. Si può ottenere la stessa impermeabilità senza quella tecnologia lì. Quindi è stata passata. Chiaro che c'è poi chi vuole rivitalizzarla, riportarla in auge, fare orologi con quella tecnologia con un preciso scopo. È come se io facessi un'auto in edizione limitata con i carburatori, perché mi piace avere l'auto con i carburatori. È sicuramente meno efficiente di un'iniezione, no? Però ha senso. Quindi questo qua non ha niente a che vedere col fatto dei compressor, super compressor, bla bla bla. Versione non mi dice niente di particolare fin dal giorno della sua presentazione. Sicuramente è un mio limite, non lo metto in Certo, te lo dubbio, dico io. però mi pare che ci sia di meglio nella Cecchini's List. Quindicesimo posto, Oris Aquis Oceano Pulito edizione pelliziale. Bel pezzo, dai colori accesi ed estivi. Non vado matto per l'Aquis in generale. Lo trovo un po' troppo spesso e non mi ha mai toccato le corde dell'anima, tanto più questa Va versione. bene. Quattordicesimo Bello. posto, Hamilton Intramatic Ah, Chrono. È un bello, grandissimo orologio, indubbiamente, secondo me, eh? però ancora non si è riuscito a trovare un cinturino che ne esalti appieno le È arrivato caratteristiche. lui. Secondo me vi dovete mettere a tavolino con il mitico John Cool per studiare un po' meglio. Rimandata a settembre. Ma smettila. Tredicesima posizione, Bello. Longines Skin Diver, intramontabile orologio da metà classifica. Posso dirlo? Fa il suo. Bravo. Dodicesimo posto, e ci avviciniamo alla top 10, Oris Diver 65. Ah, simpatico. Che dire? Un must have. L'orologio che non svetta nella collezione, ma che non è neanche da ultime posizioni, ed infatti è quello che indossi di più. Per ogni occasione dove non si voglia mettere un orologio più impegnativo e dove non si voglia fare la figura del ciofecaro. Bravo. Quello che si prende a colpo sicuro dalla scatola degli orologi e si indossa con piacere. Bravo. E siamo a due frasi fatte. Che soddisfazione! A breve arriva anche molto molto bello, lo prometto. Infatti, undicesima posizione, Oh, fuori dalla top 10 per un per un soffio. soffio. Longines Spirit, molto molto bello, l'avevo promesso infatti, Sì. Sfiora la top 10 della classifica, ma si posiziona un gradino più sotto. Ora iniziamo a fare sul serio. Vai. Entriamo nel vivo della competizione. Vai. Decimo posto, Omega Non Constellation. ce l'ho più. Paga lo scotto, a mio avviso, di avere i numeri romani sulla ghiera, di cui anch'io non sono un grandissimo amante, altrimenti sarebbe potuto anche salire un altro po'. Nona posizione, Oh, addirittura. Huervo Iso Brinos Historiador. Asturia. Qui va fatto invece un ragionamento diverso, infatti devo fare complimenti a John Vabbè. Cool, perché è un pezzo che di per sé non dovrebbe sicuramente stare nella top 10. Ma grazie all'abbinamento col cinturino guadagna almeno 5 È un bel lavoro, posizioni. Capolavoro. sì. Ottavo posto, Omega Seamaster 300. Il Submariner, però bello. E qui mi beccherò l'infamate di mezzo gruppo, ma almeno l'altra metà mi osannerà. Va Settima bene. Bello. posizione, Omega Acquaterra. Un gioiello in tutto e per tutto. Proporzionato nelle dimensioni, ricco di contenuti, versatile e mai volgare. Ora, se ci ripenso un altro po', lo alzo di posizione, quindi è meglio se andiamo avanti. Sesto posto, Breitling Chronomat GMT, una reinterpretazione dell'originale Chronomat che secondo me è davvero fin troppo poco celebrata. Perché Breitling con questo orologio, a mio avviso, ha saputo fare una reinterpretazione senza però ricopiare paro paro dal passato come tante altre case Vero, orologiere vero. fanno, e il bracciale da solo poi vale almeno 10 minuti d'applauso. Quinta posizione, ci avviciniamo alle zone hot della classifica, Omega Speedmaster. Questo per me
è, non solo per me, insomma, un'icona. Però ce la sta facendo prendere male, ma così tanto, perché dici sempre lo spessore, la poca grazia al polso. No, spessore no. Insomma, morale della favola, mi è toccato metterlo un gradino sotto dal podio. Tutta colpa tua, eh? Ma no, che spesso non l'ho mai detto, anzi, per essere un cronografo, ma è anche manuale, non è nemmeno spesso. È semplicemente che lo vedo un pochino troppo largo rispetto alla lunghezza, no? Però ce l'ho, lo tengo, non è che lo vendo, anzi. Mi piace, mi piace. Omega ti manderà una lettera dall'avvocato, come tanti altri dalla città della Serenissima hanno fatto. Ogni riferimento è puramente casuale. Quarto posto, e perde il podio per pochissimo, Rolex Explorer. Diciamoci la verità, avrebbe meritato un po' di più. Però da Omegaro convinto non potevo vedere più di un Rolex nella top 3. E già voi vi ho spoilerato chi ci sarà nella top 3. Bravo. Terza posizione, medaglia di bronzo. Addirittura. Oris Big Crown Mare Nostrum. E qui fatemi fare una svelenata a John Cool, che magari mi allunga un cinturino sotto banco. L'orologio, diciamoci la verità, di per sé non si meriterebbe oltre metà classifica. Però la composizione, cinturino e squalo con il bronzo della cassa, il blu del quadrante, a mio avviso sono una delle composizioni più belle che si veda tra gli orologi di Davide. Quindi secondo me Oris dovrebbe contattare John Cool per una collaborazione duratura, perché veramente lo trovo un capolavoro, e trovo che siano fatti l'uno per l'altro il cinturino e l'orologio. Secondo posto, Rolex Datejust. E via, diamo a Cesare perché è di Cesare. Sì. È un orologio bellissimo. Bracciale Jubilee, acciaio e oro, dimensioni perfette, capolavoro dell'orologeria. E ora rullo di tamburi, squillino le trombe, prima posizione e gloria assoluta per Omega Deville Coaxial con bracciale armadillo. Te lo invidio con tutto me stesso questo orologio, lo trovo alla perfezione, elegante, discreto, ma al tempo stesso particolare. Bello. È un orologio che sa comunque farsi notare. Io lo trovo il simbolo del vero appassionato di orologeria, che non si tuffa nei triti e ritriti Rolex e che con la ricerca e la pazienza scova nei meandri delle orologerie, dei capolavori sconosciuti a più. Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie, grazie. Dai, la classifica è finita qua, ora divertitevi se volete a fare la vostra. Io già ce l'avevo in mente da un po', spero che sia piaciuta a te, sia piaciuta al gruppo, spero che tu la possa pubblicare. Mi scuso già da ora se ho dimenticato qualche orologio per strada. Vi saluto tanto, un abbraccio, a presto. A presto, un abbraccione. No, è simpatica sta cosa che ha fatto l'amico, Sì, un'ora, addirittura così a guardare non mi vengono in mente orologi che è saltato. C'è qualche orologio che è mancato di brutto? Fammi pensare, no, mi sembra che ce l'hai messi quasi tutti. Questo qua è nuovo, non c'ho più l'Omega Constellation, questo qua manca, però non mi sembra che manchi qualcosa. Sì, sono rimasto stupito del terzo posto del Big Crown, veramente alto. Io avrei fatto, cioè ora i miei orologi sono un po' tutti come figli, no? Quindi dire te sei brutto, te sei bello, te sei bravo, te sei cattivo, non mi riesce. Però il Legend Diver io l'avrei messo più in alto e magari più in basso il Big Crown. E anche il Cuervo e Sovrino mi ha sorpreso lì in mezzo, in quella posizione abbastanza alta. Ci avrei magari infilato sul Calamai, che mi piace tanto, che lo porto sempre volentieri. Va bene, ma comunque più o meno sì, è comprensibile come classifica. Poi è anche utile a voi amici che mi dite sempre facci vedere la collezione, facci vedere la collezione. Ecco, praticamente qua ci sono quasi tutti. Ora sicuramente ne avrà mancato qualcuno che ora non mi ricordo nemmeno, magari, però più o meno li avete visti tutti. Diciamo sì, tutti. Sì, non me ne viene in mente nessuno. Bravo, dai, pubblichiamo il video. Grazie mille per questo simpatico video. Ciao Davide, ciao. Io sono Andrea. Andrea. Un saluto a tutti gli amici del canale. Saluto. E vado a presentare la mia piccolissima raccolta di orologi. Vai.
Premetto che anche io sono un batterista e quindi l'unico che ho in collezione è questo Tissot, quello che praticamente prende più colpi e che posso eventualmente portare per le serate. Vabbè. Ma, mi permetto di portare un automatico. Bravo. Ok, quindi diamo la pulita, andiamo avanti. Andiamo avanti. Prossimo orologio. Il prossimo orologio invece è un cinese, in questo caso è un Andan con... Sì, non è cinese, sono di Hong Kong loro, ne ho recensito anch'io uno anni fa, addirittura loro ti permettono di personalizzare gran parte dell'orologio volendo sul sito web direttamente. Sono malaccio, dai, sono entry level. Tutto in titanio, profondità 500 metri, calibro è, dovrebbe essere l'NH35, il cinturino l'ho cambiato io, il suo originale è tutto arancione, ho preferito abbinarci questo cinturino che forse ci sta meglio. Ma sì, sta bene. Tira 120 scatti, simpatico, carino. Fa il suo. Fondello a vista. Sì. Appunto NH35. Simpatico. Simpatico. Andiamo avanti. E vai. Prossimo orologio è questo Citizen, all'epoca chiamato Il Meccanico, con calibro 41-66, doppio vetro zaffiro. Il 41-66 altri non è che un Miota della serie 8000, che però è realizzato da Citizen, cioè, o perlomeno marchiato Citizen, magari leggerissimamente più curato. Ho avuto anche un orologio con il 41-66, niente di che, sempre quella razza lì, però pare un pochino più curato. Chiusura a farfalla. Insomma, un bel mattoncino tutto in acciaio. La misura appunto è un 44. Carino. Bravo. Prossimo. Cos'è? Prossimo orologio. Vai. Andiamo invece su un vintage. Questo è un Sector 950, automatico, tutto in titanio. Tutti brutti, però, finora. E la curiosità di questo orologio che io avevo già, che invece poi mio fratello si è preso, diciamo così. Poi ultimamente ho avuto l'opportunità di ritrovarlo e alla fine l'ho acquistato. Calibro 77-50, 300 metri di resistenza, ghiera girevole, insomma, 60 scatti. Ah, vabbè. Funziona benissimo e anche in orario. Fosse anche bello, guai, eh? Ok, passiamo al prossimo. Prossimo. Prossimo orologio, invece... Cos'è, cos'è? Andiamo su questo qui. Seiko Sumo. Seiko Sumo Blumo. Tutto in acciaio. Misura 44,5. Calibro 6R35. Vetro Hardlex. Resistenza 200 metri. Bravo. Carino, un bel orologio, a me piace. Bella cassa, mi sì. Piace la cassa. Sì. Ghiera 120 scatti, a parte il lamierino della chiusura della clasp. Poi vediamo. Cos'è? Andiamo a questo Citizen. Mamma mia. Promaster Marine, tutto in titanio. Col calibro 90-51, vetro zaffiro, resistenza a 300 metri, fatto molto bene. Forse sì. Questo è un orologio prettamente maschile, per quanto è rozzo e certo. Grezzo, mettiamola così. Maschio. Corona logata. A me piace molto questo orologio. Sì. E poi non è che sia molto leggero, come tipologia d'orologio, anche se è tutto in titanio. Sì, non mi sembra il suo problema quello. Dai, al nero. Passiamo avanti. Passiamo avanti. Al prossimo invece andiamo con praticamente un Hamilton. Carino questo. Khaki Navy Scuba. 40 mm. Bello. Calibro bello. H10, che poi sarebbe il Powermatic 80. Sì. 40 mm. Anche questo è un bel mattoncino, è tutto in acciaio. Insomma, poi Hamilton fa... dei bei bracciali, insomma. Ghiera 120 scatti. 120, dai, simpatico. Ok, questo comunque è molto carino. Molto, l'orologio. Ci piace, molto bello. Passiamo al prossimo orologio. Ma c'hai i guanti in lattice? Prossimo orologio. Guanti in lattice.
Eccolo qui, gli diamo una pulita. Dai la Questo è pulita. uno degli ultimi acquisti, Seiko King Sumo, King Sumo. con questo dial veramente spettacolare, sempre un 44,5, il calibro cambia con Ti piacciono gli 6,35, orologi? vetro zaffiro e corona in sì, ceramica, scusa, Ghiera. profondità 200 metri. 200 metri. Questo mi piace molto. Molto bello. È proprio l'ultimo arrivato, tant'è che c'è ancora la plastica nel fondello. La pellicola. Eccolo qui. Vai. Molto bello. Molto bello. Ecco, mi mancava, quindi. Passiamo al prossimo. Vai. Questo è un vintage, è uno Che bello. Zenith solo tempo. Questo l'ho preso per darlo poi a mia Del figlia, revisionato da 70. poco. È del 1970, 36 mm e vetro in esalite. Resistenza a 30 metri. Ma sta bene sinceramente anche sul mio polso, Sì, anche se 36. ho un 18, Stanno 18,5. bene, stanno bene. Mia figlia poi ha già avuto in regalo un altro orologio, che è questo che metto in foto, questo Jazzmaster Lady automatico, ma Ah, ma questo sarà il suo lo è brutto, stesso. mamma mia. Ok, quindi passiamo avanti con questo Speedmaster Mi Date, piace tutto questo, acciaio. mi piace molto. Dial nero, è del 2003 Sì. questo Mi orologio come acquisto. piace molto perché anch'io l'ho tenuto sott'occhio per diverso tempo. Un bello omeghino Speedmaster con il 77-50. L'unico punto che mi mette in dubbio è che c'ha il passo ansa, il bracciale, il cinturino da 18. 39, 18 e 18. Sembra un po' piccolino, proprio sproporzionato, diciamo così. Mi è sempre piaciuto, a parte la chiusura, perché c'ha questa chiusura praticamente a slitta, che Sì. non è che sia molto. Ma questa qua, tutti gli Omega dei primi anni 2000 ce l'avevano così. Ce l'ho il mio acqua. No, sì, mi sembra l'Acquaterra ce l'ha così. Sicuramente il Deville ce l'ha così. Acquaterra, Deville, i miei erano così, ma a me non mi torna male. Comunque. A me piace lo stesso, E beh, era così quando l'ho comprato, quindi bravo, va bene. va bene. Poi il suo parente più vicino, l'ultimo, E chi è? che ecco, chiudiamo questo bene, lo riposizioniamo, che è questo Omega Speedmaster Racing, Top, tieni. misura 40, vetro zaffiro, certificato COSC, col calibro 33-30 coaxial. Bello chiuso. Bella chiusura, insomma, vabbè, c'è poco da aggiungere su questi orologi. Quando lo acquistai, questo è del 2015, c'era la scelta, c'erano a parte 200 euro di differenza tra lo Speedmaster e questo qui, avevo scelto questo per il dial blu, per non prendere sempre lo stesso Speedmaster. Bravo. La musica è stata tolta, quella è la rottura che Ah. c'era, rock, un saluto a tutti. Ho capito, te sei l'amico batterista che gli ho cazziato il video perché c'era la musica fastidiosa sotto, ora ci sono arrivato. Ottimo così. Allora, sì, tutti belli orologi, a parte che ti piacciono gli orologi massicci, veramente, è anche un pochino. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, però i Sector, i Citizen giganti, anche i Seiko giganti, vabbè. Magari uno dice uno o due, poi qualcuno me lo prende un po' più piccolino. Come vuoi, cavoli tuoi, orologi tuoi. Bello Speedmaster automatico 7750. L'ultimo qua, il Racing, non l'ho mai tenuto in considerazione perché sinceramente non mi piace. Non mi piacciono i contatori così grandi, distanti e con quella lavorazione particolare, no? Con quel pattern che si ripete nei contatori, non mi è mai piaciuto. C'erano anche gialli, c'è anche nero addirittura, nero con contatori neri, quadrante nero con contatori neri, che magari uno dice è più sobrio, ma si vede ugualmente la forma dei contatori che non mi piace e la lavorazione così a pattern che non mi piace, però sono sicuro, è un bel orologio. Il suo punto positivo qual è? Quando l'hai girato l'ho visto che è uno dei pochi ormai, perché con il fondello chiuso, con il bel ippocampo lì sparato in rilievo, che è tanta roba, ci piace quello lì. Ormai li fanno tutti trasparenti, se ne può più. Mi fa piacere, lo Speedmaster ce l'ho anch'io col fondello trasparente. Mi guardo il 3861, ma non è che posso passare tutta la vita a guardarlo, no?
però l'ho preso io apposta così. Cosa vuoi dirti? Prossimo. Ciao Davide, sono Ciao. Nicolas da Venezia Nicolas. e ti mando questo video per chiederti redenzione e perdono. Vabbè, intanto perdono, può essere che te lo concedo alla fine, vediamo se sono così magnanimo da concederti la bolla papale. Però intanto cerchiamo di capire l'amico cos'è. È un gaming zone. Guarda qui che la postazione di gaming, questo qua vuol dire che gioca con i giochi. C'è poco da dire. C'è un orologino là, un altro, tanti orologi là. E poi ci sono tutte queste attrezzature. C'è anche la pistola per sparare, le cuffie. Questo qua è un gamer. È un gamer. Bravo. Ma questo te lo spiego più avanti. Intanto volevo presentarti Omega, che Eh? è un tuo grande fan, e Ma chi è? Omega? spera molto di non diventare un cinturino, Un anche se starebbe cinturino? molto bene. Sì, cinturino Adesso serpente. ti faccio vedere gli orologi. Bravo, ciao Omega. Allora, primo orologio, un Sector a batteria, Mamma mia. orologio della comunione veramente distrutto. L'ho mandato in riparazione un po' di volte quando avevo sì, appunto 12-13 anni Ma perché dove vai? Va continuava a lagarsi via. e niente, è finito nel cassetto. Non ho più usato orologi fino boh, ai 18 anni che ho visto questo a Jesolo al mare, quindi mi piaceva il bracciale in gomma, poi vabbè, appassionato di moto, Valentino Rossi. L'orologio di Valentino Rossi, oh, è proprio quando uno deve prendere un gadget, come quando vai a fare la benzina, con i punti ti danno l'orologio dell'Agip, no? Eccolo lì, tieni, c'ho l'orologio dell'Agip. Ma che minchiata è? Cioè, magari può essere anche fatto bene, ma non ha un senso, no? Comprarsi un orologio con il 46 sopra, oppure con scritto Charles Leclerc, o con scritto Agip, con scritto S lunga. Non ha un senso. Ci vuole che dietro ci sia un'azienda, insomma, che fa orologi per farli, non per darli come gadget. Poi è brutto, poi è brutto. Quadrante in carbonio, mi aspetto un Già Ciofeca Alert dato. gigante, Tieni. però mi piaceva, allora l'ho utilizzato un annetto e mezzo buono, finché non sono passato a questi due, sono G-Shock, Gonfia. Ma e va, come dicono tutti. come saranno brutti gli G-Shock? Ma saranno brutti? Sembrano dei Transformer, guarda come sono spigolosi, tridimensionali, sembra che sono delle costruzioni fatte apposta, astronavi, è un'astronave. Come si fa? Come si fa? Io, boh, io capisco avere un orologio al quarzo digitale per le battaglie più, no, ma, ma nemmeno per le battaglie più assurde io riuscire a indossare un orologio del genere, mi dice che anzi un caso un pochino più normale, tra virgolette, no? Resistente ma normale, ma così sembra un orologio da adolescente, no? Uno che segue i cartoni animati, eccolo qua, l'orologio del robot, Mazinga, questo qua è l'orologio di Mazinga, tieni. Simpatici, fanno il suo. Orologi indistruttibili, puoi farci qualsiasi cosa, non si Ma rovineranno facela, più mai. E secca, vabbè, sono quello che sono. secca. Poi ho detto che ti ho mandato questo video per chiederti redenzione. Perché ho fatto in realtà non un errore, ma Ma due. dai. Allora, questo l'ho preso quando neanche ancora sapevo cosa fosse un Tag Heuer Aquaracer. Mi È lui. piaceva, l'avevo visto su AliExpress, ho provato. E sì, hanno copiato il design, sì, non sono da comprare. Piccola lode, la qualità di costruzione è veramente pazzesca perché l'ho portati in Puglia, in Sardegna, in... Qua esco con la barca e si va spesso con le mani nella sabbia per prendere le vongole e veramente non ha un segno nella lunetta, un po' di polvere, nella lunetta, nel quadrante, è veramente pazzesco, il bracciale è veramente serio, però sono quello che sono, questo Dai, è proprio spudorato, cioè l'ho dai. comprato, l'ho usato pochissime volte dopo che mi sono reso conto di che cosa stesse a significare. Ma quello è il punto, è il concetto. Gli orologi fatti bene li fanno tutti. Ma se io vado da la fabbrichetta che fa uscire questi orologi qua, no? Gli dico, me ne fai 100 di questi qua, ci scrivi sopra Cecchini Davide, anzi, voglio fare il figo, Scecchini, eh? Mi ci scrivi sopra Scecchini. E poi ve li vengo a vendere a voi, sono orologi fatti bene, ci faccio il mio ricarico, eccoli qua. Sono orologi da catalogo che fa la stessa fabbrica, poi ci mettono sopra il marchio Pagani Design, chi Cadizen, chi questo, chi quell'altro, poi
Poi chissà nel resto del mondo, perché noi siamo qua come dei poveri birletti, e il mercato indiano c'ha 200, 1 miliardo, quanti ce n'ha di persone? E lì ci sarà un altro marchio che magari strizza più l'occhio ai nomi indiani, ma ha sempre fatto così ad Adidas, no? Trum, 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 trum. Ha senso comprare orologi che sono copie rimarchiate di orologi più famosi? Non ha senso, anche se sono fatti bene, non ha senso. Cioè ti deve venire un pochino di imbarazzo, no? Nell'avere un qualcosa che imita spudoratamente qualcos'altro. È un giocattolo, cioè il modellino. È come non potersi permettere la Ferrari e comprarsi il modellino di Ferrari, hai capito? È uguale. Te ti sei comprato il modellino del Datejust con scritto sopra Pagani Design. Ridicolo. Quando mi comprerò un Datejust lo userò volentieri, questo adesso non lo uso più, perché appunto dà un po' fastidio alla fine. Errori. Presa di Errori coscienza, capisci? che potevo non fare 2 volte, diciamo. Poi, grazie anche ai tuoi video e alla passione per gli orologi meccanici, ho fatto il primo acquisto serio, Vediamo. che è questo qui. Classico, Bravo, RX, bravo, bello questo. Formatic 80. Ci piace. Non me ne pento Eh minimamente, no. e la differenza rispetto a orologi di fascia, cioè non orologi, rispetto ai giocattoli, la differenza si vede tantissimo. Il bracciale è qualcosa di avvolgente, stupendo, non c'è proprio nulla, nulla da dire. Un orologio fantastico, Cos'hai fatto il video? Boh. nulla da dire. Bravo. Poi recentemente ho trovato questo Mido, l'ho preso a un'asta su Katawiki, e volevo chiedere anche la tua opinione, cosa ne pensi? Piaceva Ma mi piace. molto, ok, non è in oro pieno, ma è, come si dice, Placcato. placcato, però mi piaceva veramente tanto. Non vado matto per i numeri romani, però qui trovo che ci siano veramente bene. Non so cosa ne pensi. Cosa ne penso? Vabbè, ti piace, hai fatto bene. A me placcato non mi piacciono gli orologi placcati, cioè o è oro e ce lo si può permettere raramente, una volta ogni tanto, no, magari. O è oro, se no prendo lo placcato oro, no, non mi interessa proprio, preferisco l'acciaio, bronzo, anche il titanio volendo. Cioè, il materiale che vedi è quello che è. Questo voglio intendo dire. Numeri romani, io ce li ho i numeri romani, su un quadrante quadrato così fanno un effetto, su quel quadrante lì fanno un po' effetto torre dell'orologio, anzi orologio della torre, come dice il mio amico. Però non c'ho niente da dire, ti piace? È elegante, dai, in certe occasioni che vuoi fare un po' il fighetto ti metti sto qua e la passi. Brutto il dattario così, mi sa che è grande perché il dattario è veramente accentrato, sarà un 42. Boh. La marca non c'è tanto da dire, Mido è famosa e conosciuta. Ah, è un'ETA. Non so, questo modello non ne avevo sentito parlare troppo, soprattutto in 28-24. questa referenza. Però mi piaceva molto, mi mancava un orologio elegante, mancano un bel po' di orologi in Hai realtà. fatto bene, hai Volevo un fatto orologio elegante, allora ho preso questo qui. bene. Bravo. Successivamente, ultimo acquisto. Cos'è, cos'è? Ultimo acquisto, dove l'ho messo? Eccolo qui. Qua sorgono i dubbi. Perché? Allora, Seiko 5 GMT, me ne sono innamorato guardando le foto. Penso che chiunque abbia fatto le foto le abbia fatte veramente bene, perché rendono di più che dal vivo. Comunque risulta comunque molto bello, il È quadrante è bello, stupendo. a me piace. Non lo so, il bracciale è qualcosa di infimo, nel senso, cioè Pagani Design fa 10 volte meglio Ho a capito. esattamente un quarto del prezzo, perché questo costa 430 euro e il Pagani Design anche meno di 100. Ok, non c'è dietro tutta la ricerca che sicuramente c'è in Seiko e il pregio del marchio che è giusto farlo pagare, però mi fa storcere un po' il naso, sì, il bracciale che è proprio qualcosa di bruttissimo, la lente magnificatrice che magnifica veramente poco e il vetro che è un Ardlex, quindi non è antigrafio e la lunetta non è in ceramica. Oh, che Che palle, ok, tutto, però boh, mi fa un po' storcere il naso, onestamente. E nonostante abbia un polso piccolo, perché è un 16 scarso, lo trovo, non lo so, lo trovo strano. Forse perché non sono abituato a, non lo so, non lo
trovo un po' strano. Sto riflettendo se venderlo o tenerlo, perché o cambiare bracciale. Se hai un bracciale da consigliarmi, grazie, ti ringrazio, perché questo. Non lo so, il bracciale non è fatto male, può essere la clasp che è in lamierino, che ti può sembrare un po' leggerino, ma il bracciale non mi sembra che sia fatto male, non ricordo adesso precisamente, no. Non è fatto malissimo, dai. Ti sta anche bene al polso, poi un bracciale da cambiare, ora non mi ricordo se questa cassa è uguale identica a quella del solo tempo, se è uguale identica a quello del solo tempo. Che ora mi cogli preparato, non me la ricordo se le misure sono le stesse. C'è la strap code che fa il bracciale anche giubilì così, veramente di quelli super spessi, super pesanti. E mi sembra che non costi nemmeno, cioè, 80, 90, il 100 non dovrebbe superarle su Amazon, dico. Non mi piace per niente. Bellissimo Jubilee così, però la chiusura è qualcosa La proprio di chiusura. fastidiosa. Fastidiosa, l'ho usato e oggi È troppo e ancora i stretto. segni dopo un'ora che l'ho È tolto troppo stretto, e è dai. regolato bene nel senso, però boh, non mi convince. Ah, hai sbagliato te. Poi volevo farti vedere gli orologi della mia ragazza, quindi Vabbè. un Casio classico, molto fine, le piacciono gli orologi molto piccoli e poi visto che le piacciono gli orologi piccoli ho trovato da comprarle sempre su un'asta questo Tissot Simpatico. molto delicato, mi è piaciuto subito anche se ha batteria, un quarzone Vabbè. con il quadrante in madreperla, trovo molto delicato. Adesso un po' Delicato. di zoom. Beh, perfetto. Mamma mia, bello. Se vi piace. A me è piaciuto E subito e allora anche a basta. lei. Beh, stai a posto. E penseremo al prossimo orologio, magari meccanico, un bel carica manuale, Bravo. piccolino, magari un vintage, se riesco a trovarlo. È che devo capire come sceglierli bene i vintage, perché non ne so abbastanza. Quindi appena mi informo bene, cerco di riuscire a non prendere una fregatura, magari le regalo un vintage, visto che le piacciono molto. Ultima cosa, volevo chiederti un consiglio, volevo cambiare questo appunto Pagani Design con un altro diver e nella fascia tra i 500 e i 600 euro, se avevi qualcosa da consigliarmi, impermeabilità a 200 metri, vetro zaffiro sarebbe molto meglio, magari anche la lunetta in ceramica, non so se chiedere troppo, visto che questo ormai è suo, almeno lui magari non si vergogna a portarlo in giro, e niente. Buona serata a tutti, love. Buona serata a tutti, Love. No, io sinceramente così su due piedi non mi viene in mente niente. Poi dopo ci ripenso e magari mi vengono in mente, ma così su due piedi, 500-600 euro, un diver a 200 metri, non saprei cosa. Un Kamasu costa 250, prendilo lì il Kamasu, io prenderei quello. Un Glissin Combat Sub, eccolo lì, ho trovato. Un Glissin Combat Sub con 520-540 su Amazon, lo compri. È un orologio come si deve. Swiss made, vetro zaffiro, non c'ha la ghiera in ceramica, però ecco, se no invece con la ghiera in ceramica ci sono i Rotary Super 7, Scuba Super 7, che anche quelli li costano in questo momento, sono anche abbastanza buon prezzo. Quello con la ghiera nera è in ceramica, quelli con la ghiera bicolore o colorata non lo sono, solo quello con la ghiera nera, perché non riuscivano, si vede, a fare il doppio colore con la ceramica, no? Però quelli lì, anche quelli sono 200 metri o 300 addirittura e costano poco più di 200. Siamo lì, vanno benissimo. Niente, complimenti. Ah, per quanto riguarda gli orologi vintage che dicevi che devi studiare, devi imparare, devi cercare, il consiglio che ti posso dare io è sì quello, informarti prima di acquistare, cercare un venditore sicuro al quale poi puoi rinfacciargli qualcosa, che si prende le responsabilità, ma soprattutto a quel punto lì andare a cercare i vintage più recenti, che hanno passato meno tempo in mano alle altre persone, no? A cominciare dagli anni 70 e 80. 70-80, se trovi qualcosa a carica manuale, ecco, già ci sono meno persone che gli hanno messo le mani sopra. Quando vai su quelli degli anni 40, 50, 60, sono più delicati, sono stati aperti più volte, no? Chissà, chissà, chissà. Più recenti sono, anche negli anni 90. Sarà difficile un vintage a carica manuale bellino. Già erano brutti quelli dei 90. Comunque, va bene. Prossimo video, dai.
Ciao Davide, Ciao. sono Francesco da Perugia e con Francesco. questo video ti mando alcuni degli orologi della collezione del compagno di mia madre, Compagno di mia madre. alcuni di mia madre e anche miei, e Vabbè. oggi ci concentreremo sui cronografi. Vabbè. Il primo che ti mostro è questo Cupilard René, Simpatico. calibro Lendron manuale. Si Bello. distingue dagli altri della sua famiglia per avere il datario, abbastanza raro. Bello. Un altro vintage che abbiamo in collezione è il Seiko 6139, referenza 6010, datato al marzo 1970. Particolare la sua storia. Ecco, bravo, hai fatto bene a mettere in sovrappressione tutte queste informazioni perché, per esempio, io nella mia ignoranza dell'ignoranza, cioè sono il più ignorante, no? Non riesco ad accorgermi di tutte le cose che mi passano sotto gli occhi. E le lancette aftermarket io non le avrei neppure riconosciute, anzi, mi sembrano quasi ve vecchie. Quindi uno dice, le vede vecchie, dice, sono originali, vedi come sono rovinate. Invece no, aftermarket. Bello. Storia perché è uno dei primi calibri automatici ad essere stato commercializzato. L'altro Francesco dice che è il primo. Si distingue per alcuni elementi tecnici come il meccanismo con ruote a colonna e l'innesto verticale. Un altro orologio della nostra collezione è questo Zenith il Primero del 2004, indici altrizio. Oh, com'è bello questo qua, del 2004, indici altrizio. 38 mm, leggibilità eccezionale. Questo è proprio bello, un orologio bello. Tra l'altro, nei primi anni 2000 mi ricordo che le sfere dei vari Zenith, gli Elite, no? Anche i Rainbow, erano tutte più sottili di questa. Queste qua sono delle belle sfere a matita ben visibili, eh. Sei sicuri che sono le sue? Sì, è un Pilot, diciamo, sì, sono. Calibro 400Z e un dettaglio che lo distingue dagli altri è la corona che appartiene al periodo di Zenith che condivideva insieme a Mondia. Bene, poi il prossimo orologio è questo Speedmaster, uno dei miei preferiti, un Mica 42 mm bello! coaxial. Movimento 3313, presenta il fondello a vista e Oh, le lancette Broderro sotto il sole non si leggono. È esattamente quello che vado sempre dicendo io. Qual è il problema di queste lancette qua? L'ho venduto io il Seamaster 300 per quelle lancette lì. Che ora, appena me l'hai mostrato, ho detto guarda come si vedono bene, ma perché semplicemente azzecchi quel punto di luce in cui si vedono, poi quando te vai in giro anche, o anche in un ambiente chiuso di giorno, scompaiono quelle lancette lì. Io addirittura nel Seamaster 300 vedevo prima la sfera dei secondi che è bianca e spessa e la scambiavo per quella dei minuti, andavo in errore. Lo stesso, ora, ultimamente, quando stavo pensando di prendere lo Speedmaster 1957, e te guardi tutte le foto, lo vedi che si vedono bene le lancette perché ti fanno le foto nel punto in cui si vedono. Poi dopo, quando vai a cercare delle immagini un pochino più a fondo, al polso delle persone, vedi che in certe condizioni scompare tutto, non si vede niente. Se le facessero, non dico tutte le Super Luminova, ma a contrasto, per bene, mamma mia. Infatti, dei Brodarro, quello che io, se terrei maggiormente in considerazione sono quelli con il quadrante bianco e le sfere azzurre. Ah, quelli lì si vedono bene. ha un innesto verticale e mi piace soprattutto la ghiera satinata che gli dà un tocco più elegante rispetto agli altri. Poi l'ultimo te lo mostra l'altro Francesco, Bello però, eh. che è il pezzo forte della collezione e a cui tieni di più. Ciao Davide, volevo farti vedere questo Zenith, Ah. edizione che in gergo viene chiamato il nuovo Cairelli perché si rifà allo Zenith Cairelli degli anni 50 che era dato in dotazione all'aeronautica e veniva distribuito da Antonio Cairelli di Roma. Tanta roba. Allora, le dimensioni sono praticamente uguali all'originale dell'epoca perché è un 43 mm e soltanto che ha un movimento automatico, ha un movimento il primero
Questo qui è un 405 perché ha la funzione flyback. Come si vede qui, schiacciando il tasto inferiore azzera e lasciandolo, riparte la lancetta dei secondi. E niente, questo qua è uno dei miei Bravo. orologi preferiti perché mi piace molto il suo stile spazzolato, invecchiato. Secondo me è uno stile che senza tempo è tra i più belli. Questo è un Tag Heuer Carrera 41 Bello. mm. È l'orologio che è con me da più tempo perché me lo sono fatto regalare dai miei genitori per il mio diploma e risale al 2008. Me lo sono fatto regalare perché l'ho scelto io e gli ho rotto le scatole per diverso tempo per Oh, averlo. fatto bene. E questo qui è un calibro 77-50 con fondello a vista, personalizzato da Tag Heuer con varie lavorazioni. Alla fine, per essere un 77-50, non è neanche Ma bruttissimo. no. Tag Heuer lo chiama calibro 16. Quadrante mi piace molto perché è un nero lucido con dei contorni cromati intorno ai contatori, dei minuti e delle ore cronografiche. Gli indici sono applicati, lo spessore è elevato perché comunque come tutti gli orologi con il 77-50 lo spessore è elevato, è sopra i Mamma 15 mm. mia. Però nonostante questo si porta bene. La cassa è molto ben rifinita con gli spigoli vivi caratteristici di questo orologio, del Carrera. Il suo bracciale che è alternato tra maglie satinate e piccole maglie lucide. Per chiudere la triade dei cronografi del 69, oltre al 61-39 e al Primero, in futuro volevo aggiungerci un Breitling o un Hamilton Chronomatic. Adesso piano piano lo cercherò e cercherò un bel esemplare anche perché sono oggetti datati e costosi, quindi non bisogna essere frettolosi negli acquisti. Ciao ciao, un saluto, grazie. Ciao ciao, un saluto a te, grazie per il video, sono simpatici questi orologi, mi è piaciuto questo video qua. Ora te dici di andare a prendere il calibro degli anni del 69 realizzato dal consorzio, no? Hamilton Breitling. Non se ne vedono spesso di orologi con quel calibro lì. Sarei curioso anch'io di vederne di più, perché probabilmente uno di quelli tra i tre è quello che ha funzionato di meno, era anche modulare, era un calibro modulare. Questi due sono il 6139 e il Primero sono integrati, nascono così, sono calibri cronografici che nascono così. Invece quell'altro di Hamilton e Breitling del consorzio era insomma un pezzo sopra l'altro, no? Mi sembra che non abbia nemmeno avuto quel successone. Comunque sì, tra i due il primo è stato il 6139 a essere messo in commercio e subito dopo a ruote è venuto del Primero, che però è stato presentato prima alla stampa. Insomma, è così la storia, un po', no? A me non è che ci interessa poi chi è primo, secondo, terzo. Diciamo che sono tra i primi, siamo contenti così. Va bene, dai, complimenti. Mi sembra di aver detto tutto, ragazzi, è finito qua, il video è finito, non è che possiamo andare avanti a oltranza. Già fatto la maratona, non so nemmeno, anche questo qua viene lunghetto come video, secondo me ce n'erano un paio da 9 passa minuti, quindi viene lunghetto. Comunque vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!